Io speravo di vedere San Misu da Birat Vidu, un Ajduku che smo vidli nedjelju proti. E nismo blitisti. Durante la settimana abbiamo lavorato bene. Ti è contento di raggiungere dobro? Io penso la guerra, una Utecna è venuta fuori una partita che poteva vincere una squadra all'altra, perché noi abbiamo avuto una con Seric, un'altra opportunità alla fine, e anche il Međimurje ha avuto delle opportunità. Pertanto io penso che il pari sia giusto per quello che si è visto nella gara. Ovo è bila una utakmica u cui su mogli pobijediti obje ekipe. Mi smo isto imali neke svoje prilike, Međimurje također imao dosta prilika, tako da je možda na kraju i neriješen ishod najpravedniji. La mia speranza era di poter vincere qui per dare così un senso a questo campionato per l'Aidu, però purtroppo questa vittoria tarda un po' a venire. Valuteremo la situazione, cercheremo di migliorare ancora questi aspetti dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista anche caratteriale. Non c'è altra medicina che lavorare, ritrovare fiducia. Io capisco che l'Aidu pretende e vorrebbe che si giocasse in una maniera diversa, però io ho provato il primo tempo a giocare in una maniera, ho provato il secondo tempo, ho messo dentro 4 punte, però purtroppo non riusciamo a fare azioni da gol importanti. Ja sam drugo povrijeme ubacio, pokušao sam sa 4 špice, nismo stvorili akciju i priliku za gol. Isto tako, ova utakmica nam je bila jedna koju smo željeli dobiti iz razloga toga da opet ovo prvenstvo za nas dobije neki smisao. Međutim, to nismo ostvarili i sad se trebamo okrenuti i preispitati ponovo cijelu situaciju i vidjeti kako napredovati dalje, kako se vratiti na put koji smo mislili da ćemo krenuti. Pa čujte, u samoj pripremi ove utakmice, normalno da smo na neki način, ne da smo se bojali Hajduka. Jer ja igračima velim da kad igramo, pogotovo na domaćem terenu, da moramo respektirati svakog, ali nikoga se ne trebamo bojati. Mi možemo igrati sa svim, to smo danas pokazali, pogotovo prvo poluvrijeme. Iako nas je taj rani gol malo iznenadio, drugo poluvrijeme smo dosta dobro držali ritam, imali smo neke svoje šanse. Na kraju krajeva, kad vidimo onu šansu koju, ne znam koji igrač bio Hajduka, kad je naš Banović obranio, na kraju mogu i Hajduk pobijediti, iako ja mislim da smo tokom cijele utakmice imali mi više i bolje šanse od njih za postizanje tog gola. Ono što je naš kolega rekao ili moj kolega rekao, ja mislim da je ovaj nerešen rezultat realan rezultat. Ma sai, Međimurje je mio već perlika kukar mi, cioè non posso nascondere questa... Sì, ma lui pensava che loro non hanno fatto gol, se loro c'è qualcuno che tira, questo è il risultato come... Ma anche noi non è solo il Međimurje che ha qualche problema, anche noi abbiamo problemi dall'inizio dell'anno, di conseguenza i gol cosa abbiamo fatto? 12 mi sembra, no? 11, 12... Siamo nardili tutti mi, siamo ceter 14 gol, l'abbiamo fatto fino adesso, evidentemente qualche difficoltà l'abbiamo nel creare gioco e anche di concludere, pertanto io non posso dire altro, questa è una partita, io devo valutare solo esclusivamente la partita, non posso dare dei giudizi perché loro hanno avuto delle opportunità o hanno dei giocatori o non ce li hanno, io valuto la gara e basta. Altre cose, altre considerazioni non le posso fare. Dobro, za prvo pitanje kaže da mi isto imamo takvih problema što se tiče same efikasnosti. Hajduk je postigao samo 13, odnosno 14 pogodaka, ali da on ne može sad govoriti kako bi bilo da je Međimurje imalo nekog raspoloženog strijelca, da to nije njegovo da komentira protivničku ekipu, odnosno da on može komentirati samo utakmicu. Unato domanda questo, se voi siete contenti con questi due laterali? Strinic aveva fatto abbastanza bene, Oremus aveva giocato meglio altre gare, oggi ha avuto un po' di difficoltà, però ci può anche stare, uno non può avere sempre un rendimento alto. Per esempio Strinic e Oremus contro la Dinamo sono stati sicuramente i giocatori determinanti, oggi un po' meno. Poi mi dispiace per Strinic perché adesso è a convocazione anche in nazionale. Adesso ha avuto un problema, probabilmente una contrattura muscolare, non so se potrà rispondere a questa convocazione. Pa kaže da su Strinić i Oremuš bili jedni od boljih pojedinaca u takvim protiv Dinama,
A danas, što se tiče Oremuša, da on ima malo poteškoća u igri, da je Strinić bio dobar, međutim, ozlijedio se i da mu je žao što zbog toga, pogotovo zašto je dobio prvi poziv za selekciju. Ne znam se još ništa to konkretno. Se voj saj, koza je? Kaj, distrazione, ma non so se è una contrattura o uno stiramento. Ne znam se da li je, da li je ovaj... bisogna fare gli accertamenti domani, bisognerà fare l'ecografia e poi si vedrà domani. Dakle, ne znam se da li je ruptura, zadnje lože, ali to će se znat sutra nakon snimanja, kad ga odvedu na snimanje, pa će se moći više reći. Za sada se ne znam.